Buongiorno a tutti ragazzi, vi chiedo di sedervi così possiamo iniziare, un quarto d'ora accademico è sempre d'obbligo. Intanto volevo ringraziarvi, volevo ringraziare voi e le vostre scuole, i vostri docenti che vi hanno fatto venire qui questa mattina. L'incontro, come voi ben saprete, verterà su un periodo storico dal 1919 al 1924. Qualche mese fa ho avuto il piacere di assistere a una conferenza per il 50° anniversario della morte di Antonio Zucchini, che fu sindaco di Faenza, e tra i relatori c'era proprio anche il professor Balzani. Mi ha colpito molto personalmente l'intervento che fece il professor Balzani e in quell'occasione mi è maturata l'idea di poter offrire, presentare anche a voi studenti di quinta superiore della nostra città lo stesso tipo di incontro strutturato in maniera un po' più articolata e un po' più compiuta, perché penso che sia un periodo storico che è poco conosciuto. Quest'anno voi ben sapete che c'è un anniversario particolare, i 100 anni dalla presa al potere del regime fascista in Italia, e quindi ci sembrava opportuno indagarlo in maniera storica, veramente. Il professor Balzani, che ringrazio vivamente per la sua presenza, è professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Bologna. Prima di lasciare la parola al professore per il suo intervento, lascio per un saluto la parola al signor sindaco. Bene, io ringrazio Niccolò Bosi, che è il presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale si occupa di approvare le azioni, le delibere che hanno a che fare con la vita quotidiana faentina, ma il Consiglio Comunale si occupa anche di questo, di creare momenti attorno ai quali le nuove generazioni, i ragazzi delle scuole, possono andare a contatto in modo profondo con temi civici importanti. Oggi parliamo di un tema civico molto importante. Ringrazio anzi i vostri docenti che hanno deciso di accompagnarvi qui al Cinema Italia ad ascoltare una lezione del professor Roberto Balzani, tra l'altro il mio carissimo amico, uno dei più illuminati, più colti studiosi dell'Italia risorgimentale, del Novecento, di un tempo storico che credo state affrontando nel vostro percorso di studi. Noi oggi ci interroghiamo su quello che è successo anche a Faenza, 100 anni fa. Erano gli anni in cui i vostri bisnonni stavano nascendo. Io credo che molti dei vostri bisnonni siano nati tra il 1919 e il 23 e il 24. Ecco, quando i vostri bisnonni sono nati in Italia è avvenuto qualcosa di straordinario. Cioè, dopo la Grande Guerra, dopo la Prima Guerra Mondiale, in un'Italia ferita, insicura, lacerata, arriva il fascismo che caratterizzerà un ventennio. E come arriva questo fascismo? Arriva per temi molto complessi, storici, di cui parlerà Roberto, ma arriverà nella quotidianità, prima di tutto attraverso la violenza degli squadristi. Cioè, il fascismo è un pensiero, un'idea di mondo, un'idea di nazione, ma il potere che, diciamo, viene con la marcia su Roma del 22, considerato il momento topico, arriva dopo che questi squadristi, cioè dei picchiatori, crearono insicurezza, paura nelle comunità, andavano in spedizioni punitive a picchiare e spesso anche a uccidere chi? Persone che non riconoscevano come disponibili ad avviarsi nel grande cammino nazionalista e fascista. Quindi a Faenza, tra il 19 e il 22, succedono tanti attacchi violenti. Tanti faentini sono umiliati, feriti, picchiati. Diversi faentini sono uccisi da questi squadristi che seminano la paura, il terrore, aprono la strada all'avvento del fascismo. Prima di passare la parola a Roberto dico solo questo:
questa violenza entrata nelle case di tanti faentini, di tante famiglie, ma soprattutto è entrata nella casa di tutti i faentini, nella casa comunale, perché è quella violenza squadrista, ed è anche per questo che ce ne dobbiamo occupare, ha molto a che fare con noi. Faenza, nel 1922, c'era Antonio Zucchini, c'era un sindaco che non si rivedeva nella scelta, nel mondo fascista, una persona estremamente colta, avvocato, un cattolico militante, molto militante nell'associazionismo cattolico, che decide di non appiattirsi nella tensione nuova fascista. Ebbene, vince le elezioni, governa la città, viene fatto, così come si dice, cadere in modo arrogante dal punto di vista istituzionale, e poi verrà assalito fisicamente. Zucchini andrà all'ospedale, sarà ricoverato, per fortuna non fu ucciso, ma lui insieme alla sua giunta furono picchiati dalle furie squadriste e in carica da sindaci, da amministratori, dovettero fare un passo indietro. L'ultimo sindaco democratico, poi la parentesi drammatica fascista e la seconda guerra mondiale che distrugge la nostra città insieme a tantissimi ragazzi, generazione dei vostri bisnonni, che in quella guerra, dopo 20 anni dall'avvento del fascismo, persero la vita, videro cose orribili e dovettero, diciamo, vivere esperienze di una violenza inaudita. È un momento chiave. Roberto ci guiderà in questi 3 anni, attorno ai quali con grande accelerazione cambia tutto. Cambia tutto, e cambia attraverso la violenza e attraverso un governo che per oltre 20 anni non solo ci porterà alla guerra mondiale, ma limiterà tutte le libertà, e per un ventennio non si potrà più avere un pensiero, una cultura, una sensibilità diversa da quella della dittatura. Quindi un passaggio veramente decisivo. In quei 3 anni cambia tutto. Noi dobbiamo pensare che la libertà non è per sempre, ma la libertà la dobbiamo conquistare anno dopo anno, decennio dopo decennio. 100 anni fa l'abbiamo persa e abbiamo visto che cosa ha portato. Quindi grazie Nicolò, grazie professore, e sono convinto che sarà un'ora importante. Grazie a tutti. Grazie, lasciamo ora la parola immediatamente al professore. Vi informo, al termine ci sarà un po' di spazio per eventuali vostre domande. Bene, grazie dell'invito e naturalmente buongiorno a tutti voi. La chiacchierata che ho preparato questa mattina cerca di tenere insieme due elementi. Uno, naturalmente, più generale, che riguarda il contesto, e quindi ricostruire anche molto brevemente, sommariamente, quello che succede in Italia. Io non arrivo al 24, non ci riuscirò, al 22 però sì, naturalmente, in questo triennio particolare, e dall'altra parte quindi una sorta di inquadramento più generale, e poi, anche perché penso che possa essere utile, molti di voi andranno alla maturità, temi di questo genere comunque potrebbero venire fuori, diciamo, in qualche modo nelle forme che ci saranno dell'esame alla fine dell'anno, e dall'altra parte invece una riflessione anche su quello che succede materialmente in Romagna, che come vedremo è uno dei luoghi nei quali il fascismo si sviluppa, benché, nonostante Mussolini sia nato, come sapete, a Predappio nel 1883, non è il luogo in cui il fascismo nasce dal punto di vista politico. Il fascismo ha una capitale, questa capitale è Milano, è lì che nasce il giornale di Mussolini, Il Popolo d'Italia, nel 1914, e i fasci di combattimento, poi vedremo cosa sono, nascono a Milano nel 1919, e Milano rimarrà sempre la capitale, diciamo, del movimento fascista a livello iniziale. Quindi vedremo come la pianura padana, in particolare
questi territori entrino dentro questa storia più complessa che ha soprattutto come focus il centro-nord dell'Italia. Diciamo che il sud partecipa naturalmente a quello che avviene in Italia, ma non è il luogo dove avvengono davvero la maggior parte delle cose. Le cose più anche devastanti, ad eccezione della Puglia, che è un'altra regione diciamo toccata pesantemente dal fascismo, sono soprattutto quelle centro-settentrionali, quindi pianura padana e area lombarda, torinese, veneta. Bene, partiamo da una... adesso... non partiamo... ci arrivo, scusate, non so per quale motivo... ecco qua... eccoci qua, scusate, diciamo il primo punto di partenza naturalmente è la fine della Prima Guerra Mondiale. L'Italia vince la guerra, nel senso che fa parte dei paesi dell'intesa che hanno battuto gli imperi centrali, cioè la Germania, l'Austria-Ungheria e la Turchia, che era alleata degli imperi centrali, facendo parte dell'alleanza, un'alleanza con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia in un primo momento. Poi, come sapete, la Russia esce dal conflitto perché c'è la rivoluzione, viene sostituita dagli Stati Uniti d'America. Questa alleanza vince la Prima Guerra Mondiale dopo anni di scontri sanguinosissimi. Questa vittoria, che è una vittoria clamorosa per il paese, unito da pochissimi anni, nato nel 1861, si trova nel 1918 proiettato fra i grandi della terra. Quando c'è la pace di Versailles nel 1919, mi devo sedere? Sì. Se no non c'è il microfono. Ah, va bene. Quando nel 1919 si riuniscono i vittoriosi paesi che sono i protagonisti del mondo nuovo, questi protagonisti sono quattro, e fra questi quattro protagonisti c'è l'Italia. Quindi diciamo un successo incredibile, un paese nato nel 1861, nel 1919 è proiettato al vertice mondiale, come se oggi parlassimo di grandissime potenze. Eppure questo paese che ha vinto con un prezzo altissimo di morti, 600.000 morti, quasi altrettanti mutilati, poi ci sono tutti i feriti, quindi un enorme prezzo umano, questo paese nel giro di pochissimi mesi diventa da vincitore, che era vincitore clamoroso e inaspettato, diventa uno sconfitto. Come si fa a vincere una guerra e a perdere una pace? Ecco, questo è uno dei problemi di questo 1919, che come vedremo è assolutamente un anno chiave. Si perde la pace perché all'interno delle richieste che l'Italia fa di compensazioni territoriali, che erano già state trattate con gli alleati nel 1915, non appaiono alcuni territori, vi faccio vedere, che sono questi. Questo è l'accordo del 1915 che riguardava le compensazioni territoriali dell'Italia se avesse vinto la guerra insieme con gli alleati. Vedete, c'è l'Istria, non c'è Fiume, perché la città di Fiume si supponeva sarebbe stata parte ancora dell'Austria, Austria-Ungheria, e c'era tutta la Dalmazia. Comincia una trattativa con gli alleati su quelle che sono le spartizioni territoriali. In realtà l'Italia ottiene un sacco di territori, nel senso che conclude l'unità nazionale, nel senso che Trento e Trieste vengono incluse dentro i territori dell'Italia, non lo erano, porta i confini al Brennero,
che non era un confine etnico, perché naturalmente, come sapete, nell'Alto Adige sono prevalenti i tedeschi, ma questo era stato già deciso nel 1915, al tempo del Patto di Londra, e poi viene data riconosciuta l'Italia, l'Istria e alcune isole dalmate, ma non tutta la Dalmazia e non Fiume. Si apre una discussione fra i grandi che fanno sì che lo stesso primo ministro Vittorio Emanuele Orlando, che ha vinto la guerra, nel 1919 giugno si dimetta perché non riesce a ottenere la compensazione che l'Italia chiede. È una follia. L'Italia aveva raggiunto tutti i suoi grandi obiettivi territoriali, eppure parve all'epoca come se si trattasse di una vittoria mutilata, qualcosa era stato sottratto al paese indebitamente. Quindi questo è il primo punto, cioè a gennaio l'Italia è vincitrice, a giugno l'Italia si sente sconfitta, l'opinione pubblica si sente sconfitta perché non ha ottenuto Fiume o la Dalmazia. Bene, questo è un elemento che, come vedremo, influirà pesantemente su tutti questi tre anni. L'altro grande elemento è naturalmente l'elemento economico-sociale. La guerra ha cambiato profondamente il paese. In quegli anni è nata una vera e propria industria pesante con le commesse di Stato per fare le armi, per fare i camion. La Fiat diventa una grande industria durante la Prima Guerra Mondiale, producendo un camioncino che si chiama 18 BL, un piccolo camion da trasporto, truppe, l'unico che l'Italia riesce a produrre in proprio in serie, e diventa una grande industria per questo. Produce armi, naturalmente, oltre a produrre mezzi di trasporto. Ma soprattutto l'Italia, a un certo punto, dal 17 in poi, non riesce ad avere il denaro per pagare la guerra. Questo è un tema che vediamo anche oggi. Paesi che combattono hanno bisogno di molti soldi e quindi hanno bisogno di qualcuno che li dia loro questi soldi, se non sono enormi potenze. L'Italia non ne aveva il denaro per reggere una guerra di questa dimensione, che porta sul fronte, nel momento del massimo sforzo bellico, 2 milioni di persone, cioè 2 milioni di persone sotto le armi. Diceva il generale Capello, uno dei generali della Prima Guerra Mondiale, che era dai tempi di Traiano che non c'erano mai stati tanti italiani sotto le armi, cioè dai tempi dell'impero di Traiano. Ebbene, per riuscire ad avere, a tenere una spesa di quel genere, ci volevano dei prestiti. E i prestiti li avevano dati gli americani dal 1917 in poi, cioè da quando erano entrati nel conflitto. Gli americani avevano cominciato a dare denaro non solo all'Italia, ma anche alla Gran Bretagna, alla Francia, per pagare lo sforzo bellico. Dal 1919 i prestiti degli americani non ci sono più, perché naturalmente la guerra è finita. Ma il fatto che non ci siano più i prestiti non significa che automaticamente le spese del sistema militare e della transizione da un'economia di guerra ad un'economia di pace improvvisamente si riducano. Per una trasformazione dell'economia di un paese da un sistema bellico a un sistema di pace occorrono 3 anni. Non è che sia che domani mattina un'industria che produce carri armati comincia a produrre trattori. Cioè, ci vogliono anni per fare questo. E il fatto che non ci fossero più i denari del prestito generò una cosa molto banale, e cioè che lo Stato cominciò a stampare carta moneta, producendo una spaventosa inflazione. Questa inflazione fece sì che dal 19 al 20 l'Italia la lira perse i 3/4 del proprio valore, 3/4. Quindi rispetto al valore del 1913. E questo elemento ebbe un impatto devastante su tutta la popolazione, e in particolare sulla popolazione che percepiva salari, cioè reddito fisso, e su quelli che avevano
avevano messo i propri risparmi nei prestiti di guerra dello Stato, pensando di fare un investimento sul futuro del proprio paese. Quindi il risparmio divenne carta straccia e i salari non riuscivano più a pagare l'aumento vertiginoso dei prezzi. Noi oggi sappiamo che cos'è un'inflazione indotta dalla guerra, perché la stiamo vivendo anche noi, pur non essendo all'interno di un conflitto noi direttamente, ma a livello indiretto paghiamo ovviamente delle spese complessive di una guerra lontana, remota, ma fino a un certo punto che ci coinvolge. Provate a immaginare se a tutto questo aggiungete uomini che devono essere smobilitati dal fronte e poi industrie che non riescono ad assorbire manodopera perché non sanno materialmente cosa far fare a questi operai, perché non hanno ancora riconfigurato la loro produzione. Tutto questo naturalmente ha un esito catastrofico, che è la perdita del potere d'acquisto verticale, e una cosa gravissima che si insinua nella popolazione. Questi giovani che erano stati chiamati a sacrificare la loro vita per la vittoria, una volta raggiunta la vittoria e tornano a casa, stanno peggio di quando erano partiti. La loro famiglia stanno peggio. C'è la povertà, c'è la disoccupazione, e questi si chiedono: ma come? Ma noi non dovevamo essere gli eroi? Ma noi siamo morti a centinaia di migliaia sul Carso per ottenere tutto questo? Naturalmente questa è una situazione che nessuno aveva mai visto prima. La inflazione da guerra è un evento che non era stato previsto da nessuno, e nell'Ottocento non era mai stato vissuto in queste proporzioni enormi. Era una novità per tutti i paesi, attenzione, mica solo per l'Italia, anche per la Francia, per la Gran Bretagna. E naturalmente questo comportò un'enorme protesta popolare da parte di coloro, soprattutto i ceti più colpiti, che non potevano in qualche modo rivalersi dell'aumentata inflazione scaricandola sui prezzi, perché ci sono settori sociali che riescono a recuperare l'inflazione aumentando i prezzi, come vedete tutti i giorni andando in un qualunque supermercato. Lì, diciamo, qualcuno si rifà immediatamente dell'aumento scaricandolo sul prezzo, e ci sono altri che, avendo invece sempre lo stesso reddito, questo aumento dell'inflazione lo subiscono ma non lo possono compensare. E questo capitò a milioni, milioni, milioni di famiglie italiane. Questo è un argomento assolutamente centrale, insieme alla vittoria mutilata. Questi due grandi polmoni di rancore, un rancore verso la classe politica che non era riuscita a ottenere più del massimo, e il rancore verso un governo che aveva promesso di dare un futuro radioso e non aveva mantenuto questa promessa nel 1919, rappresentarono il combustibile di una reazione. Come si esprime questa reazione? Anzitutto ci furono scioperi, ovviamente, e proteste in tutto il paese contro il caro viveri già nell'estate del 1919, ma questo si vide in particolare nelle elezioni politiche del 1919, quando fu introdotta il sistema proporzionale per rappresentare il voto, un sistema rigidamente proporzionale che fece sì che il mondo liberale, che era il vecchio mondo che aveva governato il paese dall'unità, l'avete visto, nel 1913 era largamente dominante, rimane ancora dominante, ma il Partito Socialista ottenne oltre il 30% dei suffragi e il Partito Popolare, cioè
il movimento cattolico organizzato per la prima volta in proprio come forza politica ottenne circa il 20%. Quindi stiamo parlando di una, questi due partiti erano stati due movimenti contro la guerra, questo è molto importante, cioè avevano raccolto i loro consensi, erano di un elettorato che aveva subito la prima guerra mondiale, che si sentiva colpito dagli effetti della guerra mondiale e a cui essi parlavano in questi termini. Da un lato i socialisti, che erano in quel momento legati al mito della rivoluzione sovietica, che era, russa, che era scoppiata da pochissimo, avevano come prospettiva quella di una rivoluzione anche in Italia, e quindi c'è bisogno di questo salto, dicevano, per riuscire a riconfigurare un mondo nel quale i più poveri potranno avere un futuro, diciamo, dignitoso, perché il sistema del capitale l'ha completamente distrutto durante il periodo bellico, e dall'altra parte il Partito Popolare, che legato anche alla dottrina della Chiesa si era schierato contro la guerra fin dall'inizio, naturalmente, il mondo cattolico, e che rappresentava soprattutto una piccola proprietà, i coloni, quel mondo diciamo soprattutto in provincia, nei territori del centro e del nord Italia, che si era poi rafforzato durante il periodo bellico come anche classe sociale. Non è un argomento che possiamo toccare adesso perché diventa molto complicato. La cosa però che volevo farvi notare è che nel 1919 chi perde nettamente, e che si pensava invece avrebbe vinto, è il partito dei combattenti. Cioè nel 1919 c'era l'idea che intercettare i voti di quelli che avevano vinto la guerra, i fanti, finalmente tornati a casa, diventando in qualche modo protagonisti della scena politica del paese, questi reduci sarebbero stati il nucleo forte di una nuova rinnovata, diciamo, classe politica italiana. Sarebbero stati loro ad essere i protagonisti, avevano pagato il tributo più alto in termini di sangue, potevano essere ancora protagonisti della pace. Questi gruppi prendono pochissimi voti, all'interno, come vedremo, ci sono anche questi primi nuclei, anche fascisti, ma non solo, ci sono combattenti di tutti i tipi, non riescono a diventare una nuova classe politica. I combattenti sono di fatto i giovani reduci, sono risucchiati o dai socialisti che protestano contro un sistema che ha creato una povertà di massa, oppure dall'altra parte da forme di diciamo pure di astensione, di dispersione del voto, ma non riescono a essere protagonisti. Questi due elementi fanno sì che il paese fra il 1919 e il 1920 diventi un paese difficilmente governabile. Da un lato c'è la questione di Fiume e della Dalmazia, perché gli italiani si ostinano a volere almeno uno di questi territori. Nel settembre del 1920 Gabriele D'Annunzio fa addirittura con alcuni volontari una marcia su Fiume per prendere possesso di questa città contro il diritto internazionale in nome dell'italianità, una situazione grottesca, paradossale, alla quale lo Stato italiano non riesce a reagire efficacemente perché le forze armate che sono a guardia del confine fanno passare D'Annunzio, quindi si rendono in qualche modo complici di questo atto illegale. Questo è il primo punto. Dall'altra parte bisogna dire quelli che sembrano in quel momento avere il boccino nelle mani sono i socialisti. I socialisti perché avendo raccolto così tanti voti non sono maggioranza assoluta, ma sono una maggioranza come partito, il partito più numeroso, potrebbero avere un ruolo dentro la vita del paese. Però quello che rende difficilissimo per il Partito Socialista avere questo ruolo è il fatto che al suo interno c'è nei confronti dello Stato
un'ostilità profonda. Il Partito Socialista in quel momento è attratto dalle sirene rivoluzionarie e pensa che tutto quello che sta succedendo nel paese sia una condizione preinsurrezionale che deve essere alimentata, non deve essere in qualche modo ricondotta nell'alveo delle istituzioni parlamentari. Diversamente da quello che fa il Partito Socialista Socialdemocratico in Germania, che sceglie di stare dentro le istituzioni e crea una repubblica insieme ai cattolici e ai liberali, il caso italiano, i socialisti invece giocano una carta rivoluzionaria. E questa carta rivoluzionaria prende la forma dell'occupazione delle terre, prende la forma degli scioperi, prende la forma delle occupazioni delle fabbriche nel 1920, cioè forme estreme che dovrebbero preludere alla caduta del regime borghese. Quindi questa è la sfida socialista fra il 19 e il 20. Sembra che il paese sia sull'orlo di una rivoluzione alla sovietica. Siamo lì. Attenzione, c'era stata in Ungheria 1919, ci avevano provato e l'avevano pur fatto per qualche mese. C'erano stati tentativi in Germania. Quindi non è che l'idea di una rivoluzione non fosse esistente in quel momento in Europa, solo che questo mondo socialista non riesce a fare la rivoluzione, non riesce a fare la rivoluzione perché al suo interno ha fondamentalmente due anime, lo dico semplificando, sono molto di più le anime dei socialisti, ma due anime fondamentalmente, un'anima che vorrebbe spingere fino alle estreme conseguenze la rottura col sistema e quindi approfittare degli scioperi che sono fatti per dai braccianti, dai coloni, dagli operai, per arrivare a un'insurrezione vera e propria, e una parte invece che è fatta soprattutto dai sindacati, dalla Confederazione Generale del Lavoro, che è socialista, ma che vuole trasformare gli scioperi in occasione per migliorare in quel momento le condizioni degli operai e dei contadini. Quindi ci sono due visioni contrastanti, una che mira a migliorare le condizioni esistenti, l'altra che dice ma peggio è, meglio è, perché ci sarà l'occasione per la grande rivoluzione. Queste due anime convivono faticosamente all'interno del Partito Socialista, non riescono mai a entrare in una partita di governo, mai, che viceversa è un governo debole, per forza. I liberali sono frammentati e divisi, i popolari spesso danno un apporto al governo, però sempre incerto, e di conseguenza governo debole, Partito Socialista che non sceglie di partecipare alle istituzioni, ma sta sulla soglia e in un certo momento sembra addirittura volere abbattere le istituzioni, come vedremo questo provoca una miscela veramente esplosiva. Nel 1920, a giugno, per l'ultima volta viene chiamato a presiedere il governo Giovanni Giolitti, uno dei grandi capi storici del liberalismo italiano, un uomo che aveva guidato il paese quasi ininterrottamente fra il 1903 e il 1914, prima c'era stato un governo ancora nell'Ottocento, e il quale, pur essendo molto anziano, è un abile, diciamo, dominatore di maggioranze parlamentari. E Giolitti ha un duplice obiettivo. Il suo obiettivo è quello di chiudere la questione internazionale, quindi liberarsi del fardello della vittoria mutilata, e dall'altra parte chiudere la questione della rivoluzione interna attraverso, senza usare necessariamente la violenza nella repressione. Quindi questo è il suo obiettivo. Questi due obiettivi vengono perseguiti e raggiunti nella seconda metà del 1920.
si riesce a fare un trattato di Rapallo che consente di sloggiare alla fine D'Annunzio a cannonate da Fiume, cosa che avviene nel dicembre del 1920, e dall'altra parte, di fronte all'occupazione delle fabbriche che viene tentata nel nord fra l'agosto e il settembre del 1920, occupazione che doveva preludere a una vera e propria organizzazione in Soviet nelle fabbriche, Giolitti decide di non far intervenire l'esercito, ma semplicemente di aspettare che succeda qualcosa. Naturalmente, come potete immaginare, l'occupazione di fabbriche non produce assolutamente una continuità della produzione se non ci sono poi dei sistemi esterni che consentono di alimentare le fabbriche con le materie prime o di vendere i prodotti. Per cui anche occupate le fabbriche da parte degli operai, non si riesce, questi operai non riescono a fare il passo poi verso il controllo economico reale delle aziende, e a un certo punto debbono sostanzialmente arrendersi. Giolitti chiude dei contratti favorevoli con la Camera, con la CGIL, che consentono di dare agli operai dei miglioramenti, le commissioni interne, le ferie, il riconoscimento di alcuni giorni di ferie pagati, eccetera, eccetera, e con quello pensa di avere chiusa la partita, cioè pensa di avere risolto il problema della rivoluzione. Attenzione, fino adesso non abbiamo parlato di fasci, come vedete, perché adesso comincia la nostra storia, cioè la nostra storia comincia in realtà nella estate, tarda estate, primi mesi del 1920, quando i liberali di governo sono convinti di avere chiuso la partita con la rivoluzione, promessa che non ci sarà, raggiunti gli obiettivi internazionali e quindi essere pronti per raccogliere i dividendi elettorali. Diciamo, l'elettorato alla fine sarà dalla nostra parte, perché noi abbiamo risolto tutte le principali questioni. Ma non è così. Non è così perché Giolitti governa a Roma, ma poi ci sono delle cose che succedono a livello di territorio e cominciano a succedere proprio nella pianura padana. Nella pianura padana il movimento contadino era stato un movimento davvero molto organizzato ed energico. I proprietari terrieri erano stati terrorizzati perché avevano in mente che potessero essere loro confiscate le terre, divise le terre, un'enorme paura di perdere la proprietà, naturalmente. E questo movimento violento, anche che era riuscito a strappare dei condizioni migliori ai proprietari, a un certo punto nella pianura padana si organizza per riuscire a conquistare i comuni, cioè a governare col suffragio universale i comuni in modo tale da poter trasformare le imposte che venivano prese dalla terra in servizi per una comunità esangue e spesso poverissima, dove i sistemi di welfare praticamente non esistevano. I proprietari terrieri si rendono conto che questo trasferimento di risorse da loro ai comuni è un processo che non è contrastabile dal punto di vista normale, delle normali relazioni, perché col suffragio universale vinceranno sempre le forze popolari. I numeri sono scritti, i proprietari terrieri sono pochi, quegli altri sono tanti, e questi tanti vincono in moltissimi comuni del territorio del nord nelle elezioni del settembre-ottobre 1920, prendono quasi tutti i comuni del centro-nord. Non è così nel sud, ma nella pianura padana è una sistematica occupazione. A questo punto i proprietari terrieri, parte da loro questa storia, proprietari terrieri padani non hanno più speranze, perché sanno che saranno inasprite le tasse,
che a loro toccherà pagare, perché gliel'hanno già promesso in campagna elettorale, delle tasse durissime per riuscire a restituire, si diceva, quello che la loro ricchezza aveva accumulato nel tempo a vantaggio delle classi diseredate che avevano pagato l'inflazione e la guerra. E di conseguenza che cosa pensano? Che hanno bisogno di protezione. Lo Stato la protezione non gliela dà, perché Giolitti è convinto di avere già vinto. Lui ha chiuso la rivoluzione nazionale, Torino, Milano, le fabbriche sono state restituite ai grandi industriali, per cui pensa che l'Italia sia pacificata. Non si rende conto che invece l'Italia non è pacificata e quello che sta emergendo nella Italia profonda è invece una paura, la paura di un esproprio proletario, diremmo noi oggi, un esproprio proletario che avviene, dovrebbe avvenire, quando la rivoluzione promessa paradossalmente non è più sul tappeto come opzione politica. Questi gruppi di proprietari decidono a un certo punto che hanno bisogno di difensori e lo Stato non li difende, che lo Stato non li sta difendendo. E allora cosa fanno? Cercano una forza organizzata, possibilmente, che alla quale rivolgersi per dominare, per ritornare a essere i punti di riferimento nelle campagne. Se non c'è più lo Stato, se i comuni non sono più governati da loro come era prima, c'è bisogno di qualcuno che faccia, che li difenda sul territorio. Ci sono stati anche scontri, morti, esecuzioni, quindi il tentata rivoluzione non è stata leggera. Ebbene, fra i tanti gruppi che ci sono di giovani sbandati che hanno costituito, giovani reclute che sono tornati a casa e che non sanno che cosa fare, che hanno costituito dei gruppettini di militarizzati per rappresentare questa esigenza, soprattutto nei confronti della vittoria mutilata, questa esigenza di rinnovamento e di vendetta, se vogliamo, anche da parte di questi ragazzi, ce ne sono tantissimi. Vi posso dire i nomi: Sempre Pronti per la Patria e per il Re, a Bologna, altri che si chiamano Fasci di Intervento, altri che si chiamano Fasci di Resistenza, facendo una quantità. A un certo punto, dentro questo marasma, c'è un gruppettino che viene selezionato perché banalmente si rende disponibile a fare un lavoro sporco. E questo lavoro sporco è prendere i capi dei sindacati contadini, picchiarli e fare in maniera che le condizioni di lavoro sulla terra vengono cambiate come vogliono i proprietari. Quindi un gruppo di violenti che si rendono disponibili a questo, per i quali c'è in palio a Bologna, noi lo sappiamo, ci sono i documenti, nel territorio di Bologna nel settembre del 1920 ci sono in palio 100.000 lire, va bene? 100.000 lire, chi le vuole? 100.000 lire per spaccare la testa ai capi dei sindacati dei contadini. Fra i tanti gruppettini che alzano la mano, quelli che paiono a questi proprietari più affidabili sono i fasci di combattimento di Mussolini. E adesso andiamo a vedere perché. Alice Garavini, però qui c'è un piccolo problema di spegnimento del... Diciamo che dentro questi gruppi di combattimento, Mussolini era stato, come sapete, un leader socialista, rivoluzionario e addirittura direttore dell'Avanti,
quindi un uomo della rivoluzione che diventa interventista, quindi tradisce la causa della rivoluzione agli occhi dei suoi compagni e che poi nel 1919 fa parte di questi gruppi di ex combattenti, di combattenti senza arte né parte, che organizzano questi raggruppamenti nella prospettiva delle elezioni del 1919, quelle famose che danno la vittoria relativa ai socialisti, pur mantenendo i liberali la loro rappresentanza, ma che i combattenti subiscono come una disfatta. L'idea di Mussolini era di fare un gruppo politico che andasse in Parlamento e che naturalmente si schierasse contro i bolscevichi, quindi contro i socialisti rivoluzionari e anche contro i liberali, che tutto sommato avevano in qualche modo tradito la causa nazionale. Le posizioni di questi fasci sono molto eterogenee, mettono dentro di tutto il voto alle donne, la costituente, una sola camera, le 8 ore di lavoro, queste le chiedono praticamente tutti, la tassazione delle grandi fortune, i profitti di guerra, così come oggi ci sono gli extra profitti, anche allora c'erano stati profitti di guerra che erano stati fatti dai cosiddetti pescecani, i grandi industriali erano chiamati così, i pescecani che avevano divorato la polpa della nazione, fatto i soldi, bisognava tassare le loro fortune, eccetera eccetera. Quindi delle posizioni che potremmo dire miste, posizioni nazionaliste e posizioni rivoluzionarie sindacaliste. Questo gruppo dei fasci è un gruppo sostanzialmente minoritario e assolutamente insignificante fino all'estate del 1920, cioè non appare proprio. Perché io non ne ho parlato fino adesso? Perché nei giornali il fascismo, Mussolini è un personaggio trascurabile, fino all'estate tarda del 1920 nessuno lo considera, comincia ad essere un personaggio nel momento in cui alcuni suoi fasci di combattimento vengono pagati dagli agrari della pianura padana per incominciare questa sorta di guerra civile contro il mondo contadino, bracciantile, colonico, che ha cercato di ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro nell'estate del 1920. È lì che comincia poi quello che sarà lo slittamento a destra del fascismo. Naturalmente il fascismo non inventa niente, i suoi simboli sono quelli della Prima Guerra Mondiale, le bandiere degli arditi, il motto me ne frego, l'idea di mostrare i pugnali, il colore nero, sono tutte cose che Mussolini non inventa, sono tipiche dei reparti d'assalto della Prima Guerra Mondiale, quindi lui li prende da lì sostanzialmente. E dall'altra parte un fascino, questo primo fascismo lo esercita, ha alcune parole d'ordine che sono la giovinezza in primo luogo, cioè l'inno del fascismo infatti si chiama giovinezza, quindi una generazione che deve sostituire la vecchia, una nuova generazione che si è sacrificata e che adesso deve governare. Poi il nuovo, basta con tutto il vecchio che si è visto, il vecchio del governo, il vecchio anche del socialismo, che è vecchio anche lui perché ormai che ripete le stesse cose da 30 anni, non vogliono essere un partito ma un antipartito naturalmente, perché quelli che vanno poi nel governo finiscono per essere come gli altri. E naturalmente anche questo elemento interessante che è l'antiintellettualismo, cioè il fatto che gli intellettuali hanno fatto l'Italia retorica, hanno fatto l'Italia polverosa delle aule scolastiche, dei professori, tutto questo non serve più, l'Italia ha bisogno di azione, ha bisogno di protagonismo giovanile, bisogna chiudere il libro e quindi buttare a mare tutto quello che c'è stato prima in maniera netta. E questa è il finanziamento degli agrari, serve per organizzare questa prima rete. Attenzione, questa prima rete è visibile a Cremona, è visibile a Ferrara, è visibile nella pianura padana, non è visibile in tutta Italia, in certe parti della Toscana, ma non è leggibile ancora
in maniera netta, così chiara. Vi faccio vedere questa immagine, vedete? Queste sono le regioni, quelle più scure, che sono toccate dalla violenza politica fra il 20 e il 21. Come vedete è una violenza toscana e emiliana, poi c'è il nord in generale che viene toccato e la Puglia. Tutto il resto del paese non lo sa cosa sono le squadre, non le conosce, ne sente parlare, ma non le vede. I luoghi in cui il fascismo è attivo è esattamente il luogo in cui il socialismo ha costruito i suoi successi, perché lì ci sono per gli agrari i nemici. No, perché negli altri posti dove gli agrari sono riusciti a conquistare il comune non c'è bisogno di usare i fascisti, perché ci sono già l'amministrazione comunale, non dà problemi. Ma è in questa zona, nella zona padana e toscana, che lì davvero questo scontro di classe diventa più esplicito. E quindi a questo punto avviene il grande errore del vecchio leone del liberalismo, Giovanni Giolitti. Giovanni Giolitti nell'inizio del 1921 è convinto che di avere in tasca la vittoria alle elezioni, ha battuto il comunismo che voleva il Soviet nelle fabbriche del nord, ha chiuso la questione internazionale col trattato di Repallo, riportando l'Italia nell'alveo delle grandi potenze dell'intesa, e a quel punto può andare a prendere il dividendo elettorale, cosa che lui faceva regolarmente anche nei suoi meccanismi precedenti. Però vede che c'è questo nucleo di violenti utilizzati da una parte dei suoi elettori, che sono i liberali dell'agraria, e quindi pensa che per disinnescare la utile violenza del fascismo, è stata utile perché ha tenuto sotto traccia, ha tenuto in qualche modo appiegato una parte dell'ultima parte del socialismo rivoluzionario che era ancora presente nel paese, per fare questo è meglio averceli dentro al Parlamento, perché così si possono addomesticare. E quindi, siccome Mussolini non è in grado di vincere nessuna elezione e neanche di avere i voti forse per entrarci nel Parlamento, costruisce una bella scatola elettorale che si chiama Blocco Nazionale, nel quale candida i fascisti per portarli dentro, così si mescolano nel grande calderone dei liberali. Piano piano non ci sarà più bisogno di loro, perché le cose si normalizzeranno e di conseguenza lui continuerà a governare. Questa è l'illusione tragica di Giolitti, che ha un effetto devastante. Perché? Perché naturalmente Mussolini, attraverso l'operazione elettorale, viene legittimato agli occhi di tantissimi liberali di ceto medio che prima non l'avevano proprio neanche considerato, lo consideravano una specie di, come dire, di superfluo relitto della Prima Guerra Mondiale, violento. Improvvisamente, nel momento in cui il capo del liberalismo italiano lo battezza e gli dice «tu sei degno di entrare in Parlamento», Mussolini ha una grande legittimazione, una legittimazione, diciamo, di classe dirigente. Può essere un soggetto che è un interlocutore. E quindi Mussolini entra in Parlamento grazie alle elezioni del 1921, che sono le elezioni drammatiche. Cominciano allora i primi scontri durante la campagna elettorale. 35 sono gli eletti fascisti nel blocco elettorale su oltre 500 deputati, e nello stesso tempo, bisogna dire, agli inizi del 21 è nato anche il Partito Comunista, che si è separato dal Partito Socialista, quindi la tensione in qualche modo aumenta nel nord. Tenete presente che le aree dove è più presente il Partito Comunista sono organizzate, sono naturalmente il Piemonte e una parte della Lombardia e la pianura padana, in particolare la Romagna. Quindi sono questi due polmoni
e quindi in un certo senso Mussolini viene in qualche modo ulteriormente spinto all'azione dal fatto che c'è una rivoluzione ancora in corso, anche se nella realtà questa rivoluzione è stata sconfitta nei fatti. E durante l'estate del 1921, per Mussolini si tratta di fare una scelta fondamentale. La scelta fondamentale è se continuare con le squadre e quindi mantenere questa sua condizione di dominio della piazza attraverso la violenza e una rappresentanza parlamentare di supporto, oppure se la violenza delle squadre, cioè dei nuclei delle camicie nere, deve essere in qualche modo controllata. E in questo, per fare questo, c'è bisogno di fare un partito, il Partito Nazionale Fascista, che viene non a caso fondato il 4 novembre del 1921 a Roma, giorno della vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Quindi la scelta che fa Mussolini è quella di non di parlamentarizzarsi completamente, perché il Partito Nazionale Fascista non diventa un partito liberal conservatore abbandonando la violenza, ma di essere nello stesso tempo un partito vero e proprio con una propria classe dirigente e un appendice militare. Questa è la novità assoluta del fascismo. Queste, vedete, sono i voti del 21. In realtà il blocco nazionale non riesce a essere così dominante, il Partito Popolare mantiene il 20%, il Partito Socialista perde molto, 25%, anche perché c'è stata la scissione comunista che porta via il 4,5% dei voti. Però diciamo i liberali sono frazionati, i blocchi nazionali portano il 20%, non è che siano così dominanti. E tuttavia dentro questi voti blocco nazionale c'è, come vedete, queste sono le vignette del Partito Socialista, ci sono questi animali, queste belve feroci e il fascio di Mussolini. E Mussolini, diciamo, in quest'estate del 1921 vede alla prova, deve contrastare i propri capi. I capi delle squadre vorrebbero controllare i propri territori ed essere autonomi, non vorrebbero avere Mussolini fra i piedi, vorrebbero controllare il territorio, controllare le leghe delle cooperative, dei sindacati, e quindi hanno un obiettivo che è quello di portare violenza. Mussolini la violenza la vuole gestire. Attenzione, noi non dobbiamo pensare al fascismo come un progetto unitario che nasce nel 19 e arriva nel 22 con questo disegno. Non è così. Mussolini adatta giorno per giorno, mese per mese, la propria posizione in maniera estremamente strumentale per riuscire a portare a casa dal contesto il massimo che può. Diversamente dai partiti, Partito Socialista, Partito Popolare, che sono legati a delle ideologie fisse, per cui a un certo punto non si rendono conto del cambiamento della società. Le loro ideologie leggono la società come vogliono loro. Mussolini ha un enorme vantaggio nei confronti di questi partiti, perché lui non ha un'ideologia preconfezionata che non sia una vaga idea nazional-statalista, ma a parte questo c'è in Mussolini un'estrema duttilità. È un uomo che viene dall'estrema sinistra, è passato all'estrema destra, li conosce tutti, sa esattamente come ragionano i capi del partito delle leghe contadine, sa come ragiona un notabile che sta in una società agraria, sa come ragiona un pesce cane che sta come capo d'industria perché ha preso anche i suoi soldi per finanziare il Popolo d'Italia, li conosce tutti. E quindi la sua capacità è quella della, come dire, dell'aggiornamento del disegno politico praticamente ogni mese. È impossibile studiare il fascismo senza la cronologia. Una cosa che dice Mussolini nel 21 a gennaio non vale a agosto del 1921, non vale a settembre, non vale a novembre.
può essere cambiata completamente. Quindi studiare le cose non è come studiare filosofia, per cui il pensiero di un filosofo è quello a distanza di anni, può fondamentalmente non cambiare, salvo qualche caso. Qui invece il cambiamento è assolutamente quotidiano. Naturalmente, vedete, ce la si prende, questa è l'occupazione di la primo obiettivo a Rimini il 21-22 maggio, perché viene assassinato un fascista dopo le elezioni dai socialisti, e quindi c'è una incursione fascista. Rimini viene definita città di rammolliti e di vili, e quindi c'è una fase di occupazione. Quella più importante è Ravenna, il 12 settembre 1921, quando in occasione del centenario di Dante Alighieri i fascisti organizzano inscenano questa grande occupazione della città, che è la prima vera occupazione fisica di una città che avvenga in quell'anno. Ma soprattutto noi dobbiamo porci appunto queste, per analizzare il fascismo ci sono queste grandi domande, potremmo dire così. Dobbiamo parlare di fascismo o di mussolinismo? Il fascismo è una struttura di pensiero indipendente da Mussolini, o in questa fase dipende strettamente dalla necessità di Mussolini di organizzare la sua vita politica quotidianamente, per cui il fascismo viene piegato? Cos'è che conta di più? Gli storici su questo si stanno ancora interrogando, ci sono varie letture. Così come la natura del fascismo è ideologica o è aideologica, cioè gli elementi di pensiero sono messi insieme a seconda del bisogno o rispondono a una visione alla fine originale. Anche questa è un'altra grande pensiero. Chi è il vero nemico del fascismo? Sono i socialisti, i comunisti, o è anche lo Stato liberale, che poi viene liquidato completamente? Con chi ce l'ha Mussolini? Ce li ha con l'uno, con gli altri, con tutte e due, e in quale grado? E poi naturalmente l'aspetto del fenomeno centro-settentrionale e il tema dell'ambiguità del fascismo, lo Stato, la nazione. Come vedrete, per il fascismo alla fine la nazione si riconosce nello Stato e non nel popolo. Per il nazismo è il popolo che conta e non lo Stato. Questa è una differenza straordinaria dei due sistemi totalitari. L'elemento della centralità dello Stato nel fascismo, che è fondamentalmente uno statalismo, e dall'altra parte invece una visione che è assolutamente eversiva del contesto statale, pur all'interno di una logica burocratica, che è quella invece del nazismo. Questi sono argomenti naturalmente che non possiamo approfondire qui. Quello che invece volevo farvi vedere è lo statuto del PNF, lo statuto, perché noi abbiamo il documento originario che dice che cos'è il Partito Nazionale Fascista. Cos'è il Partito Nazionale Fascista? È un documento che si può benissimo commentare e leggere, perché è molto interessante. Vediamone un pezzettino. Il fascismo è costituito in partito politico per rinsaldare la sua disciplina e per individuare il suo credo. La nazione non è la semplice somma degli individui viventi, né lo strumento dei partiti per i loro fini, ma un organismo comprendente la serie indefinita delle generazioni di cui i singoli sono elementi transeunti, cioè passeggeri. È la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe. Lo Stato è l'incarnazione giuridica della nazione, per cui lo dice, la nazione non esiste giuridicamente al di fuori dello Stato, che poi sarà il grande strumento per organizzare la società italiana, lo Stato, tant'è vero che alla fine il partito fascista diventerà una burocrazia di Stato così enorme e elefantiaca, una vera e propria burocrazia di Stato. Dall'altra parte il fascismo è un organismo politico, economico e di combattimento, sottolineo l'ultimo aspetto. Politico e economico lo erano tutti i partiti, di combattimento no, vediamo l'ultima frase. Nel campo dell'organizzazione di combattimento, il Partito Nazionale Fascista forma un tutt'unico con le sue squadre, milizia volontaria al servizio dello Stato nazionale, forza viva in cui l'idea fascista si incarna e con cui si difende. Quindi le squadre non sono negate, non è che il fatto che il fascismo da movimento diventa partito
significhi l'abolizione dello squadrismo, le squadre devono essere governate, sono uno strumento politico per l'affermazione del progetto politico del partito fascista. Quindi una cosa assolutamente nuova, nessuno l'aveva mai scritta in uno statuto di partito, che c'era un'organizzazione paramilitare che era legittimata al pari delle organizzazioni di rappresentanza. Vediamo le mosse di Mussolini per arrivare verso il fondo. Abbiamo detto che nella prima metà dell'anno c'è del 21 l'escalation delle camicie nere fino alle elezioni di maggio legate al mondo agrario, poi a un certo punto c'è l'attenuazione di queste azioni militari e una sorta di patto di pacificazione organizzato con l'accordo del Presidente del Consiglio Bonomi e col Partito Socialista, che si illude di poter arrivare a una, diciamo, normalizzazione del fascismo, e poi in autunno Mussolini sceglie la forma del partito e approfitta della fase legalitaria per eliminare i RAS, cioè i capi locali che gli danno più fastidio, e comunque controlla direttamente l'uso della violenza. Questo rimane. Nel 22 vediamo che al governo c'è un altro esponente liberale che si chiama Facta, un giolittiano che vorrebbe fare l'accordo col Partito Popolare, ma non ci riesce, è una maggioranza debolissima. In primavera gli iscritti sono 300.000. Cosa vuol dire? Che legittimati dalle elezioni e dal fatto che è diventato un partito legale, il partito fascista comincia a raccogliere iscritti, e non sono più solo gli agrari, attenzione, perché gli agrari sono qualche migliaio, stiamo parlando dei ceti medi, delle classi medie, di quelli che hanno avuto i risparmi distrutti dall'inflazione, di quelli che erano stati per l'intervento in guerra e che hanno subito la vittoria mutilata. Questo mondo, che non sa più a che santo votarsi, comincia a iscriversi al partito fascista. Quindi 300.000 iscritti sono una quantità enorme, anche per il 1922. Ricomincia la fase della violenza nell'estate, una violenza che soprattutto si abbatte sulla Romagna, come vedremo in conclusione. Il 20 settembre a Udine Mussolini, che aveva mantenuto ancora l'idea che forse avrebbe voluto la Repubblica al posto della monarchia, sceglie definitivamente la monarchia, ma si tratta di un espediente retorico, lui era sempre stato da mesi ormai per l'estrema destra. In ottobre i socialisti riformisti escono dal Partito Socialista, ma è ormai, ahimè, troppo tardi. Vorrebbero dare un apporto a un governo liberale di difesa nazionale, ma il tempo è scaduto, ormai i liberali sono frantumati, non ci sono più punti di riferimento, e a quel punto Mussolini gioca il tutto per tutto, cioè la minaccia di una occupazione militare di Roma, cosa che non era in grado di realizzare con 30-40 mila persone, che rappresenta per lui la spallata finale per farsi dare dal re l'incarico di formare il governo. Questo avviene fra il 28 e il 30 ottobre del 1922. Quindi diciamo che nell'ultimissima fase Mussolini è entrato nel gioco parlamentare e politico, ci sono tutti i capi che vorrebbero liberali, che vorrebbero trattare con lui per dargli un ministero, Salandra, Giolitti, Nitti, vorrebbero cercare di prenderlo, e tutti però, nessuno lo esclude, attenzione, nessuno cerca di fare un governo senza i fascisti, potevano farlo, sì, perché i fascisti erano 35 su 508 deputati, potevano organizzare una maggioranza diversa, ma non ci sono in quel momento le condizioni per arrivare a un accordo con i socialisti, gli stessi popolari non sanno che pesci prendere, poi confluiranno nel governo Mussolini nel 1922 per un certo periodo, e sta di fatto che Mussolini gioca la carta del governo di capo del governo direttamente. Tenete presente che Mussolini non era sicuro come sarebbero andate le cose, aveva organizzato la marcia, però lui stava a Milano, aveva in tasca un biglietto per la Svizzera, come noto, perché se le cose fossero andate male sarebbe scappato naturalmente in esilio, quindi non era scontato che finisse così. La corte, il re, decide di dare l'incarico a Mussolini, i generali intorno al re
Diaz in primo luogo, sconsigli il re di firmare lo stato d'assedio della città, che avrebbe scompaginato naturalmente le forze di Mussolini dichiarandole illegali. Poi non si sa cosa sarebbe accaduto, forse una guerra civile, non riusciamo a dirlo adesso, col senno di poi. Sta di fatto che questa micro comunità, che è quella della corte, non legge i processi nazionali e quindi non riesce a immaginare una soluzione diversa se non quella che viene suggerita al re, al sovrano, dai pochi che lo circondano, generali, alti burocrati, parlamentari, ex capi di governo, che sono tutti di estrema destra, alla fine, cioè che hanno visto questo, quello che è successo in Italia, come una sorta di tentativo di sovvertire le condizioni dello Stato. La cosa più terribile che succede in Romagna è la colonna di fuoco di Italo Balbo nel luglio-agosto del 22, cioè poco prima della marcia su Roma, per vendicare l'assassinio di un fascista avvenuto a Cesenatico. Si scatena questa grande repressione delle squadre che vengono da Ferrara e da tutta l'Emilia-Romagna e anche dalle Marche, dalle zone anche della Padania e dalle Marche, si scatenano contro le cooperative socialiste, comuniste, ma in generale di tutti i partiti dell'opposizione, guidate dal giovanissimo Italo Balbo, che è il RAS di Ferrara, cioè il capo fascista di Ferrara. E lui stesso descrive nel diario 1922 che cosa succedeva, lo scrive in maniera molto chiara: è stata una notte terribile, quella del 30 luglio, il nostro passaggio era segnato da alte colonne di fuoco e di fumo, tutta la pianura di Romagna fino ai colli è stata sottoposta alle esasperate rappresaglie dei fascisti, decisi a finirla per sempre col terrore rosso. Episodi innumerevoli, scontri con la teppaglia bolscevica in aperta resistenza, nessuno. I capi sono tutti fuggiaschi. Le leghe, i circoli socialisti, le cooperative semideserti, invece abbiamo spesso dovuto vincere la resistenza della forza armata, il che voleva dire che la polizia e i carabinieri poi gli avevano sparato. Quindi non è che lo Stato non ci fosse, lo Stato c'era, ma nessuno quella forza l'aveva poi valorizzata. C'è questa scena bellissima e drammatica di Balbo che si immagina sul colle di Bertinoro, che guarda tutta la Romagna, da Ravenna fino a Rimini, e vede il fuoco, il fumo che esce dalle case, dalle leghe sparse per la pianura, che vengono come incendiate, come in una specie di scena da Nerone, insomma, da fuoco d'incendio di Roma. Questo è il quadro. Volevo concludere con quello che dice Mussolini alla Camera quando arriva da Presidente del Consiglio. È un giovanissimo Presidente del Consiglio, ha neanche 40 anni, è uno dei più giovani, e arriva naturalmente i liberali lo guardano con molto supponenza, pensano che si tratti di una persona che appare e che poi scomparirà, e Mussolini tiene un discorso alla Camera il 16 novembre del 1922, il cosiddetto discorso del bivacco, che è il segnale che è apparso sulla scena politica un personaggio nuovo. Cosa dice Mussolini? Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere, inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso ed equilibrio nella storia della nazione. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere, mi sono imposto dei limiti, mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. Con 300.000 giovani armati, erano un decimo, di tutto punto, non è vero, decisi a tutto e quasi misticamente pronti a un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare di questa aula sorda e grigia il bivacco, un bivacco di manipoli, potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti, potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Ecco, dovete immaginare
che cosa sarà passato per l'anticamera del cervello di quelli che lo ascoltavano. Una parte avrà detto semplicemente: è un pazzo, non di che cosa sta parlando, è chiaro che questo durerà 3 mesi e poi ce lo fumeremo esattamente come abbiamo fatto con gli altri. E una parte invece si è un po' allarmata, visto e considerato quello che era successo. E volevo proprio concludere semplicemente dicendo con un dettaglio come avveniva l'occupazione dei RAS dei territori. Noi abbiamo una documentazione di prima mano relativa soprattutto alla città di Ferrara, che è quella che viene investita prima dalla violenza fascista del fascismo agrario. Funzionava sostanzialmente così: le camicie nere non avevano la forza di opporsi a una maggioranza organizzata di lavoratori della terra, c'era una sproporzione numerica enorme e quindi il fascismo funzionava, le camicie nere facevano così, andavano a prendere i capi delle leghe, dei sindacati che erano rossi, li minacciavano personalmente o li uccidevano oppure li costringevano ad emigrare. Chiudevano senza il capo, la Lega non sapeva dove andare, veniva sostituito da una persona di fiducia del RAS locale, il quale andava subito dall'agrario per ottenere qualcosa, qualche piccolo vantaggio. Un agrario dava molto più volentieri a fascisti qualche miglioramento temporaneo di quanto fosse disposto a concederla a socialisti, ovviamente, perché nei socialisti vedeva l'anticipazione della rivoluzione, nel fascista vedeva semplicemente un suo strumento, fra l'altro pagato. Quindi si metteva d'accordo, il capo nuovo del sindacato della Lega fascistizzato andava dai suoi compagni e diceva: vedete, sono riuscito a ottenere qualcosa che il vostro prima non aveva neanche pensato di poter avere. In questa maniera queste povere persone, perché dobbiamo pensare che erano persone che avevano salari di sussistenza, naturalmente si piegava a quella che era la condizione e da un giorno all'altro venivano spostati dal punto di vista ideologico, senza che loro lo sapessero, migliaia di persone. C'è una bellissima lettera che racconta l'occupazione di Ferrara nel maggio del 1922 di un socialista del popolo che racconta quello che avviene, che è molto impressionante. Dice: improvvisamente il giorno 11 a sera si è sparsa la voce di una dimostrazione a Ferrara contro il governo per la disoccupazione che affama tutti i lavoratori, come se i veri responsabili di tale stato di miseria non fossero loro, i fascisti agrari. Loro stessi si facevano lo sciopero contro la disoccupazione. Attenzione, quindi questo per darvi l'idea della confusione che veniva creata. Ecco perché non c'è chiarezza ideologica, non serve creare posizioni nette. Mussolini voleva che non si capisse quale fosse esattamente la posizione di questi gruppi. Radunarono in tutti i loro sindacati, con quei mezzi che li distinguono, gli operai e li avvertirono, gli operai agrari, naturalmente i braccianti, e li avvertirono che si tenessero pronti per partire la notte stessa. Chi manca, si disse, verrà escluso da ogni lavoro agricolo. Chi manca è un traditore. E il direttore del fascio declina ogni responsabilità di quanto potrà accadere. Infatti, tutti gli schiavisti erano stati mobilitati per organizzare la partenza che in tutti i paesi della provincia avvenne nella stessa notte. Alle ore 12 del giorno 12, i fascisti erano padroni assoluti della città. L'autorità, sia per impotenza, sia per la sorpresa del movimento, cosa che escludo, sia per connivenza col fascismo, aveva fatto dedizione di ogni suo potere. Gli operai inquadrati venivano portati a centinaia e centinaia davanti al castello, il castello di Ferrara, e lì fecero sdraiare tutto intorno. I capi dello schiavismo, si chiama così, quelli erano schiavisti e gli operai erano gli schiavi, i capi dello schiavismo con la rivoltella in pugno gli gridavano: chi si muove è morto. Mentre gli schiavisti inscenavano una dimostrazione in prefettura a base di urli, di fischi e di minaccia,
dimostrazione che sempre più si manifestava con proposte di violenza. Per uscire dalla città occorreva il lasciapassare dei fascisti che alle porte avevano persino sostituito le guardie daziarie. Tutti intorno alla città vi erano gli accampamenti degli schiavi, i quali erano divisi per gruppi, ognuno di questi aveva il loro responsabile delle possibili diserzioni. Per consumare il rancio che veniva loro portato dai propri paesi, gli veniva dato il cambio sostituendo l'assedio al castello con altri schiavi. Gli schiavisti facevano aperta mostra delle loro armi e forse, trasgredendo la consegna delle guardie regie, stanche di essere derise e insultate, ne disarmarono uno, apriti cielo, tutti gli furono intorno con le rivoltelle puntate e allora lo rilasciarono allontanandosi al suono di fischi, di urli e di minacce. Una condizione terribile, pensate questo, come venivano trattati i braccianti delle leghe, una volta sindacalizzati addirittura utilizzati, siamo nel maggio del 22, per una dimostrazione contro la disoccupazione, contro il governo liberale di allora, organizzati in questa maniera come se fossero schiavi, vedete il rapporto schiavi-schiavisti, ma se voi prendete i giornali di Faenza dell'estate del 22, quando arrivano anche qua sia l'Idea Popolare che il Lamone, cioè i giornali, che i giornali socialisti, vedete queste parole che ritornano: gli schiavisti. Erano gli schiavisti, cioè gli organizzatori delle masse contadine in termini di pura violenza. Vedete qui, pensate che cosa volesse dire intorno al castello di Ferrara le persone stese per terra in una protesta organizzata con i capi delle camicie nere e la rivoltella in mano, che se uno si muoveva gli sparava. Questa è la descrizione di quello che è il regime di violenza che viene costruito dai RAS del fascismo agrario nei nostri territori, in particolare quelli soprattutto del ferrarese e del bolognese, che sono i più infiltrati da questo fenomeno. Quindi, per concludere, vedete, fenomeno complesso. Bisogna studiare le condizioni italiane che cambiano ogni sei mesi, l'incapacità dei liberali di capire quello che succede, le grandi colpe del capo dei liberali, Giolitti, nel promuovere la funzione di Mussolini. Mussolini che fino al 20 è un signor nessuno, che improvvisamente diventa interessante per una quota minuscola di proprietari terrieri che lo armano e gli danno i soldi e che poi, attraverso l'operazione di Giolitti, riesce a entrare dentro la Camera e a quel punto crea una sorta di idra a due teste. Il Parlamento, cioè il Partito Fascista, sul territorio ci sono le squadre e questo diventa poi lo strumento attraverso il quale nel 22 distrugge il sistema liberale, giocando su quello che è il narcisismo, l'ambizione e l'arroganza dei vecchi capi liberali che non riescono a leggere i processi che si stanno squadernando di fronte a loro e, dall'altra parte, il re che è completamente staccato dal potere, chiuso dal paese, chiuso nel Quirinale, non ha minimamente contezza di quelle che sono le cose che succedono nel suo territorio. Questo è uno dei motivi per i quali, tutto sommato, la Repubblica è una grande conquista che ci dobbiamo tenere cara. Grazie. Grazie mille professore, sono le 11.42, se qualcuno avesse qualche domanda, credo un po' di tempo per una o due domande c'è, senza timore. Se qualcuno ha delle domande al piano di sopra, si affaccia al balcone, diciamo così. Credo che sia un'opportunità poter avere qui il professore e rivolgergli casomai una domanda su una curiosità o dei dubbi. Volevo chiedere al professore se secondo lei
la scelta di Mussolini nelle prime squadre fasciste di cercare la novità e la gioventù sia anche influenzata dalla sua esperienza con i socialisti, o se invece ha, come ha affermato prima, cambiato le proprie scelte, le proprie idee in base a quello che gli conveniva fare in quella situazione. Diciamo che la domanda è sicuramente giusta. Diciamo che il cambio generazionale in Europa, l'idea cioè che la generazione pesi come fattore di trasformazione della società, è soprattutto legato alla guerra mondiale. Cioè la generazione del 1914 in tutta Europa è una generazione che si percepisce come di cambiamento e di reazione, sarà di reazione al mondo di prima, sia da parte dell'estrema sinistra, componente sindacalista rivoluzionaria, sia nel campo nazionalista naturalmente. Quindi diciamo che più che non che legata all'elemento dell'esperienza socialista, io lo legherei al tema della generazione dei socialisti rivoluzionari, questi sì che sono nel 12, nel 13, nel 14, quelli che vogliono reagire contro una generazione precedente di riformisti che secondo loro non sono stati abbastanza capaci di trasformare dal fondo la società. Quindi diciamo che questo tema della gioventù, è il tema generazione, parte nel 14, comprende tutte le fasce politiche, quindi lo troviamo all'estrema destra, lo troviamo all'estrema sinistra e sicuramente è un catalizzatore per la componente rivoluzionaria. Poi se volete diciamo capire, a questo Mussolini aggiunge questa idea dell'interpretazione e della formazione del discorso di massa che i socialisti rivoluzionari portano dentro la lotta politica anche romagnola, prendendola dai sindacalisti rivoluzionari francesi, cioè l'idea che le masse, le folle debbono essere formate attraverso un linguaggio semplice, sentimentale, che parla allo stomaco, che parla non alla mente, dove bisogna dire delle parole d'ordine, possibilmente non essere chiari, non promettere quasi niente. Quello che si deve promettere è un futuro radioso nel lontano avvenire, non dire che cosa si fa domani o dopodomani, perché su quello poi ti misurano gli elettori in teoria e quindi c'è il rischio di sbagliarsi. E quindi c'è proprio una specie di proprio di slittamento anche di modalità di formazione dell'elite socialista rivoluzionaria rispetto al vecchio mondo socialista dei turati, del riformismo, che invece era molto più legato alle rivendicazioni passo passo che avrebbero dovuto consentire al socialismo nella pace di conquistare le condizioni di eguaglianza. Questa era la grande sfida del riformismo socialista contro cui si schierano questi giovani. Quindi direi sì e no, cioè sì, perché sicuramente il socialismo rivoluzionario è giovanilista, no in senso assoluto da solo, perché in realtà il tema generazionale è un tema trasversale. Se volete un testo che racconti questa, cioè cos'è il rapporto fra generazione e grande guerra, c'è una pagina bellissima dell'esame di coscienza di un letterato di Renato Serra, che è un grande intellettuale romagnolo che muore nel 1915 in guerra. Le ultime due pagine dicono perfettamente che cosa vuol dire generazione per quei giovani. Quindi, se volete un documento, quello si legge ancora con grande profitto. Siete stati bravissimi comunque. Complimenti a voi e ai vostri insegnanti. Grazie a tutti e grazie al professore e buon fine settimana.